le sue istantanee. E allora, amici di Gioia Video Channel, sono emozionato ed onorato di avere con noi per questo 34esimo anniversario Anna Gaetano, cioè la sorella del nostro grande Rino. Ciao Anna e grazie di essere con noi. Ciao, buongiorno, grazie a voi. E allora, cominciamo. Ti chiedo, al di là dell'aspetto artistico, che comunque tratteremo un po' dopo, vorrei chiederti com'era la persona Rino Gaetano, com'era da bambino, da ragazzo, che fratello è stato? Beh, da bambino, diciamo come tutti gli altri bambini, curiosi, si infilava dappertutto, mi veniva sempre appresso perché ero più grande di lui, quindi voleva fare le cose che magari facevo pure io. Era curioso, curiosissimo proprio, quindi, da bambino, parlo. E da ragazzo, diciamo... Da ragazzo, da grande, fino a 30 anni che io ho vissuto, siamo stati in contatto, perché stavamo spesso assieme, lui spesso e volentieri mi veniva a trovare a casa, prendeva i ragazzini, gli faceva fare dei giri in macchina. Un ragazzo brillante, diciamo molto, molto positivo nelle idee, non era uno che si abbatteva, anzi se vedeva diciamo, delle persone che stavano giù di morale, cercava di tutto per farle tirare su. Una battuta, non era il classico fratello calabrese geloso, perché qui quando si ha una bella sorella... Anche, sì, aveva dei consigli, mi diceva sempre che delle persone che magari io frequentavo, che mi fidavo ciecamente, mi diceva guarda che non so come tu pensi, stai attenta, e comunque sì, okay. Era anche geloso, è vero. Lui in diverse canzoni ti parlava del sud, ne ha evidenziato spesso i colori, le usanze, tutte, dai. Le tradizioni. Le canzoni sono fatte da un calabrese, esatto. Che sentiva la mancanza del suo paese. Che è appunto malgrado i crotonesi ancora a distanza di anni dicono di no. Ecco. Proprio. Qualcuno non l'ha capito, ma sappiamo che aveva un gran rapporto con la Calabria, soprattutto di cuore, magari non ostentato, però gli capitava anche di ritornarci. Ma lui sì, ci tornava spesso e volentieri appena che poteva, ma così all'improvviso, non è che programmava. Quando era libero dal lavoro, lui prendeva la macchina e scendeva. Grande. A volte da sola, a volte in compagnia, capito? Ma lui l'ha fatto spesso. E qual è secondo lei sia da... Penso molto molto altruista, aiutava molto gli amici. È molto umile, diciamo che da quel poco che si vede dagli ispezioni... Anche l'umiltà è una cosa di famiglia, perché anche io sono rimasta al mio posto, voglio essere me stessa e no finta, capito? E noi lo stiamo pensando anche in questa telefonata. Qual è secondo lei, sia da sorella che da appassionata di musica, la canzone che meglio rappresenta la personalità e il vissuto di Rino? Quella che uno l'ascolta e dice, questa è lui, questo è Rino. Ma ce ne stanno più di una, però escluso il cane penso che è quella che sa proprio di più, perché Rino è stato sfruttato. Ecco. Sì. Sì, magari anche... No, ripeto, non era figlio unico. Perché oltre a me c'è stato un altro fratello che è morto da piccolo, con la diafida, da Crotone. Ho capito. La canzone che io trovo che è stata adatta a lui è quella. Perfetto, perché comunque... È stato sfruttato un po' da tutti, anche dagli amici. Anche da chi magari sì era... Gli amici non sono tutti uguali. Certo. Sono gli amici sinceri, gli amici che ti fanno vedere che sei sincero. Però alla fine sotto sotto ti fregano, cioè, gli amici che si sono rivelati, dove posso dire, la posso dire questa frase, non la posso dire, sciacallo. Ecco, magari chi gli stava vicino come persona e chi gli stava vicino solamente... Gli amici che si sono rivelati sciacalli. Magari anche in quel mondo stesso. Sì, però io non gli posso fare niente, intanto. Anche da quel mondo stesso magari di cui lui... Sono allontanato e basta. Ci sarà il Rino Gaetano Day in piazza San Pietro. Domani mattina ci sta il raduno qui al cimitero. Al Verano. Sto dentro al Verano, sono venuto con due amici, due amiche, a
pulire, perché purtroppo io non so se tu lo sai, 2 anni e mezzo fa sono stata operata di tumore. Ah, chiediamo come sta adesso, com'è la situazione. Perché evidentemente sono una persona molto brava. Ecco. Non me lo voglio dire da sola, però insomma non me lo meritavo tutto qua. I santi mi hanno aiutato e mi hanno aiutato tanto anche i miei genitori con mio fratello. Magari qualcuno da lassù ci ha messo una, no, pensiamo, una buona parola. Qualcuno, una Madonnina che io sono tanto devota e sicuramente anche lei ha fatto molto, molto per me. E ne siamo sinceramente felici. Quindi, praticamente non voglio perdere il filo del discorso perché non sono stata operata in testa, quindi il cervello ancora va bene. Assolutamente. Che mi aiutano, perché io ho il braccio destro che praticamente con le chemio che ho fatto c'ho ancora, diciamo, il port, cioè sarebbe una valvolina di acciaio e silicone, porta al petto, e quella nei movimenti dà fastidio, non muovere tanto il braccio destro. Va bene, non ti voglio allarmare. No, no, ma io sto sotto controllo in continuazione per stare bene, ovviamente, prendo delle medicine. E noi delle tacche, delle risonanze magnetiche, analisi in continuazione, in modo che ancora sto in piedi. E noi le esprimiamo tutta la nostra vicinanza e tutta di me dobbiamo parlare. Prendiamo la sua forza è un esempio anche per noi. È stato al Verano, noi sappiamo che c'è un autentico tempio, cioè praticamente la tomba di Rino, c'è tanto di quell'amore, di quell'affetto, adesivi, dediche, e questo a distanza di tanti anni comunque, così come il Rino Gaetano Dei che si terrà in piazza Sempione a Roma, a 2 passi da casa sua, Corriere Montesacro, fa capire che comunque anche con la sua opera possiamo sentirlo vicino anche dopo tanti anni che non c'è più. Come no, anzi, forse più da allora. Molto più dall'ora, in effetti. Sì, manca. Poi ce lo restituisce. Io questa cosa l'avrei voluta fare da tanti anni fa, ma purtroppo per i permessi, ecco, ho dovuto aspettare finché ho trovato la via giusta, le persone giuste, veramente sincere, e che, diciamo, ci siamo riusciti a fare una cosa del sì, come sempre non è facile. Come sempre le iniziative positive e genuine poi incontrano sempre qualche difficoltà, ma la sua perseveranza ci insegna che mi ero impuntata di farlo lì perché lui, diciamo, abitava là. Ecco, era casa sua. Sì, sì. Sì, appunto, negli ultimi anni è stato compreso e apprezzato, quindi forse più di quando era in vita, ma è una ritrovata popolarità che purtroppo alle volte mi pare sia stata strumentalizzata. Penso a degli spot pubblicitari di banche con sue canzoni, qualche movimento politico che aveva provato a sfruttare la sua immagine, cosa che lei ha sempre combattuto. Sia da me, perché comandiamo io la casa discografica, ecco. Sia da me che dalla casa discografica, e quindi ci hanno pensato l'autorità della casa, tutto qua. Quindi, infatti, alla fine no, l'hanno fatta a nostra insaputa. Sì, sì, no, comprendo benissimo, infatti è così. Sì. Uno una volta ha preso la musica di non tenere che più per fare pubblicità al suo negozio di mobili. Sì, sì, no, ma noi abbiamo anche visto qui in Calabria, c'è chi fa campagna elettorale con la macchina strillone, anche con le musiche di Ma il cielo sempre più blu, gli altri, quindi noi abbiamo cercato sempre di farle troncare. Assolutamente sì. E non è che stiamo con gli occhi, che ne so, a tutti i posti, qualcosa sfugge. Certamente. E poi quando ce ne accorgiamo, ci penso la casa discografica a farli pagare. Assolutamente sì. Non deve fare più. Assolutamente sì, infatti la domanda si basava sul fatto che se fosse comunque. No, è come se io venissi dentro casa tua, per esempio. Tu mi offri, che ne so, un caffè, io intanto vedo una mela, me la prendo senza. Esatto. Questa cosa. Non infatti. Si fa così. Io te lo direi, scusa, mi piace tanto quella mela, me la puoi regalare? Condivido pienamente, condivido pienamente. Infatti la domanda per te va appunto sul fatto di sapere se tu la gioia per l'amore e l'affetto che circonda Rino, che poi però sotto altri aspetti qualcuno prova a farne una moda da cavalcare e quindi poi ci si trova anche guarda, a combattere quello. La gelosia è tanta, sì. È tanta, 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 sì.
ed è una vergogna, perché questi che sono invidiosi e gelosi avessero mai portato un fiore ecco. Al terreno, mai, sì, mai, sì. Perché vogliono ma non danno. È indubbio che è prepotentemente tornato alla ribalta e c'è chi sfrutta l'onda emotiva. Fanno proprio schifo. Ecco, e noi condividiamo, almeno personalmente condivido, perché poi c'è chi, come sempre, sfrutta mediaticamente poi la ribalta a cui è risalito anche grazie alle nuove generazioni, sì, negli ultimi anni. Un po' di anni fa, se te lo posso dire, tanto certo. Dico il nome, anche se lo legge oppure lo sente, non lo so, non mi importa nulla, perché la verità. Gente di calabrese, sì. No, ma tu, cioè no, parlando con me, no, parlavo con altre persone, ma tanto Anna lo sfrutta il fratello, io lo sfrutto, sono la padrona. Infatti. Se uno, non so, facciamo un esempio, c'è stato un negozio molto avviato, no, di pane e pasta, che fa quando muore il proprietario, i figli lo chiudono. Assolutamente, è chiaro che gli eredi devono portare avanti la memoria e conservarla e proteggerla. Capito? È chiaro, assolutissimo. Lavoro? A me, come ripeto, non importa niente, mi possono dire pure che sono un'assassina, io sto nel giusto, c'ho un carattere molto, molto, diciamo, tosto. L'abbiamo notato. A quest'ora non stavo qua. Ecco. E questo comunque conferma quella forza d'animo, ricorda la forza d'animo di Rino. E un'ultima cosa, questa Rino Gaetano Band, di cui anche suo figlio Alessandro fa parte, potrebbe avere delle date in Calabria prossimamente? Potrebbe scendere? La Rino Gaetano Band è tutta rinnovata, ci stanno solo due elementi, diciamo, che c'erano già prima, è molto molto brava. E sono persone che di mestiere, che hanno suonato con dei personaggi, suonano tuttora, e spero noi li aspettiamo presto in Calabria e aspettiamo presto anche lei, ci lasciamo con questa promessa, ci incontreremo presto appena scende a Crotone. Ah, se tu ogni tanto mi telefoni, perché no, io dovrei scendere a luglio all'anniversario di mia madre. Perfetto, e allora... E mio padre sta nel cimitero di Crotone. Ci lasciamo con questo appuntamento, io la ringrazio infinitamente per la sua gentilezza, disponibilità e per questi 10 minuti emozionanti. Rino non era figlio unico, ma era unico nel genere, sì. Non ne nasceranno nessuno. Mi sento di dire che negli ultimi anni ha trovato tanti nipoti, tra cui noi. Mi pregio di dirlo, è cosa che a lei magari potrà far piacere, perché le nuove generazioni lo stanno riscoprendo. Comunque andare avanti, Dando. Il nome di Rino, non pensare che sia facile. No, immagino, anche perché... Tutte le cattiverie che possono fare le persone, capito? Ne rimbalzano, non sì. Importa nulla, capito? Io vado avanti per la mia strada. Certo. Non è giusto, so che io pretendo solo la mia roba, non quella degli altri, e quindi me ne frego altamente di quello che dicono. Dunque, parlavamo con alcuni artisti che abbiamo intervistato per questa occasione, sul fatto, abbiamo chiesto, abbiamo parlato con Roy Paci, con gli Statuto, con Enrico Gregori, chiedo anche a lei, visto che lì Rino, comunque i tempi, essendo scomodo, ribelle, anche se con ironia e con garbo, incontrò comunque molti ostacoli, alle volte delle censure, si diceva per i tempi dell'Italia d'allora, ma nell'Italia di oggi, secondo lei, avrebbe più o meno difficoltà nel far passare la sua musica, il suo messaggio, visto che comunque un certo pervenismo è arrivato? Io penso che oggi come oggi avrebbe tutto la libertà di parola molto molto meglio di prima. Perfetto. E noi non possiamo fare altro che prima, immagina adesso. Sì, in effetti. E noi non possiamo fare altro che ringraziarla della disponibilità. Ma della... guarda, io ringrazio voi che vi siete ricordati. No, noi lo portiamo sempre avanti. Chi è diciamo, anzi, questi personaggi che tu hai intervistato, li ringrazio da parte mia pure. Lo ricorderanno. Assolutamente, anche perché Rino ha ancora portato avanti anche nell'opera musicale con le cover di alcuni di questi grandi artisti. Se vuole salutare gli ascoltatori di Gioia Video Channel, che è questa web TV di Gioia Taura. Ringrazio gli ascoltatori, mi dispiace prima che non si sentiva bene. No, non c'è problema. Qua
ci sono tanti studenti al cimitero, immagina un po'. Bene, Poi si bene. muovono un po' gli alberi e fanno andare via. Però mi sono spostata bene, adesso si sente bene. Bene, quindi porti. Quindi ringrazio tutti voi e tutti gli ascoltatori. Gentilissima, porti un bacio al Rino da parte nostra e in bocca al lupo per la riuscita di questo Rino Gaetano Dei, a cui noi saremo presenti con il Ciao. cuore e con la mente. Grazie mille, Anna, e alla prossima. Grazie a voi, ciao. Chi mi dice?